Nel 98 il Ministero della Sanità ha dettato delle linee guida dove si dice come un tatuatore, un piercer, deve operare durante l'esecuzione di un tatuaggio. Ha reso obbligatori dei corsi professionali e io sono docente dal 99 in questi corsi professionali. Questo ci porta ad essere uno dei paesi più all'avanguardia per quanto riguarda la sicurezza nell'ambito del tatuaggio e del piercing. Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro, le linee guida del Ministero della Sanità impongono l'utilizzo di un camice usa e getta, di una mascherina protettiva e dei guanti usa e getta. Allora, diciamo che il puntale che viene riutilizzato deve essere sterile. Diciamo che queste buste che utilizziamo noi mantengono la sterilità per un mese e il cliente può capire che il ferro è realmente sterile perché quando vengono imbustati questa striscetta è arancione. Dopo che sono stati sterilizzati diventa marrone, diciamo prende una colorazione scura. Questa è una garanzia per il cliente che può vedere che il ferro è realmente sterile. Gli aghi devono essere anch'essi sterili e usa e getta, diciamo che dopo che sono stati utilizzati una volta vanno buttati nel contenitore dei rifiuti speciali. I ferri vanno sterilizzati in autoclave che è il mezzo più sicuro di sterilizzazione. Noi nel nostro studio facciamo tre cicli diciamo, di sterilizzazione perché facciamo prima una sterilizzazione a freddo, poi una sterilizzazione del ferro in autoclave, imbustiamo e rimandiamo di nuovo in autoclave il ferro. Quindi stiamo molto sopra quello che ci richiede il Ministero della Sanità. Diamo una garanzia assoluta al cliente. La cura del tatuaggio è fondamentale per la buona riuscita di un tatuaggio. Non basta eseguire un tatuaggio in maniera perfetta. Il cliente, dopo che ha fatto un tatuaggio, deve curarlo in una certa maniera. Quello che consigliamo noi è di lavare il tatuaggio dopo 2 ore dall'esecuzione. Va lavato acqua e sapone, va messo un velo di vasellina e va coperto con della carta. Questa operazione va fatta anche la sera prima di andare a dormire e dal giorno dopo il tatuaggio non va più coperto con la carta, non va più lavato e va messo un velo di vasellina 2 volte al giorno. Tutto ciò che può inumidire il tatuaggio fa male, quindi troppa vasellina, troppa acqua, e sudore eccessivo, terme, sauna, creano un clima umido che non fa cicatrizzare bene il tatuaggio. Per quanto riguarda il piercing, noi facciamo i buchi con un ago canula sterile, viene presa la parte con delle pinzette sterili, si buca con questo ago canula, rimane una cannuccetta di plastica nel corpo, si inserisce l'orecchino, sfilando la canula, l'orecchino rimane addosso. Diciamo che questo è il metodo più sicuro per fare un buco, perché diciamo che questo ago che si utilizza è usa e getta. Pericolo invece quando si fanno i buchi con la pistola, che noi non facciamo.
Le pistole spesso non sono usa e getta e vengono riutilizzate più volte su persone diverse e quindi c'è il rischio di malattie infettive. Per quanto riguarda i piercing, la comunità europea ha stabilito che si possono utilizzare solo materiali con basso contenuto di nickel. Il massimo che si può utilizzare è lo 0,3%. Quindi si usa acciaio chirurgico di grado medicale o titanio o teflon, materiali che hanno un basso contenuto di nickel. Oro, argento, che sono proprio quei materiali che si usano per la pistola, sono vietati. Quindi attenzione ai buchi con le pistole, sono pericolosi per quanto riguarda proprio la salute della persona. Consiglia sempre, quando si vuole scegliere uno studio di tatuaggi, di scegliere uno studio che è aperto da tanto tempo e che comunque deve avere delle garanzie fondamentali. Quando si va in uno studio di tatuaggi piercing si deve trovare un attestato che abilita la professione e un nulla osta della ASL. Questi sono i due requisiti fondamentali che si devono trovare dentro uno studio di tatuaggi piercing. We don't care.